Che cosa non si fa noi creators per accontentare gli abbonati, vero? Donald J. Trump, anche detto il Donaldo internazionale, il parrucchino interplanetario. Oggi, cari amici, profilerò tutta la storia di questo personaggio controverso. Forse uno dei personaggi politico-imprenditoriali più famosi della storia. Oggi, in termini storici, rimanendo totalmente imparziale, parlerò di questo strano personaggio dalla figura controversa, imprenditore, politico, personaggio televisivo, da burlone di prima categoria a presidente della prima superpotenza mondiale. A quanto pare il passo è breve. Com'è potuto succedere? E soprattutto, che cosa significa rimanere imparziale? Perché attenzione, prima di parlare di Trump, lo so per esperienza, è bene fare le giuste premesse, anzi è super doveroso farle, ok? Perché come si toccano determinati tasti sono guai. Quindi, è bene fare le giuste premesse, così magari evito di innervosirmi. Che cosa significa rimanere imparziale? Significa che a me, personalmente, non me ne frega niente di esprimere preferenze politiche. D'altro canto, però, se la storia ci racconta le sue gesta, di lui o di chiunque altro, quelle sono. E per farvi un esempio, e ripeto, per farvi un esempio, per farvi capire, non è questo il caso, ma per farvi un esempio, non è che se racconto in termini biografici la storia di un truffatore, e allora chi ascolta se la deve prendere con me, in questo caso il narratore, perché dico che è un truffatore. No. Semplicemente viene profilata in termini biografici, in questo caso, la storia di Trump. E se ci sono cose che, insomma, vi puzzicchiano, non è di certo per colpa della mia imparzialità. Voglio dire, la sua vita non l'ho vissuta di certo io. E ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni. Voglio dire, se uno come Trump è stato fortemente criticato come presidente degli Stati Uniti perché fino a qualche anno prima andava a fare le scenette nella WWE, nel wrestling, con i lottatori, cioè non è che sono io che sono di parte, ma è la storia di un individuo talmente famoso che parla, ok? Quindi, fate le giuste premesse, e dopo aver ironizzato un po', direi di cominciare. Let's go! Quando si parla di Donaldo nella vita reale, c'è poco da scherzare. È questa la verità. Niente succede per caso, ok? In questi ultimi anni tutti ne hanno parlato e tutti hanno speculato, ma la domanda è: siete sicuri di sapere davvero tutta la storia? E anzi, su YouTube Italia è mai stata raccontata per intero? Uscirete da questo video con quante più nozioni possibili in merito a questo personaggio. Un personaggio che è stato in grado di dividere il mondo in due. Chi lo appoggiava perché affascinato dalla sua personalità forte e decisa, e chi invece lo detestava e lo detesta tuttora sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda Donaldus, non serve parlare della presidenza, perché è sempre stato così, lui è sempre stato sulla bocca di tutti in America. Parliamo di una persona che ha sempre diviso l'opinione internazionale in due, ora. Nel mondo del business, si sa, bisogna essere squali, e se ci sono varie specie di squali sul pianeta Terra, volendo fare una similitudine, Donald Trump, in ambito business, fa sicuramente parte della specie che sta in cima alla catena alimentare. Nel mondo del business, tra gli squali, Donald Trump è sicuramente uno squalo bianco. Donald Trump è nato il 14 giugno 1946 nel Queens, in un sobborgo di New York negli Stati Uniti. È quarto di cinque figli, infatti ha due sorelle maggiori e due fratelli, il fratello minore Robert, deceduto nel 2020, e il fratello maggiore Fred Jr., deceduto nel 1981 a causa di problemi legati all'alcolismo, fatto che spinse lo stesso Donald a detestare alcol e sigarette. Donald Trump proviene da antenati ungheresi da parte di padre e scozzesi da parte di madre. Tutti e quattro i suoi nonni nacquero in Europa e il nonno Frederick Trump, di origini tedesche, fu il capostipite della famigliola. Quindi, Donaldo ha sangue scozzese, ungherese e tedesco. Donald Trump è il figlio di Fred Trump, imprenditore statunitense che fondò la fortunata impresa edile di famiglia. Fred Trump, infatti, divenne all'epoca uno dei più famosi immobiliaristi di New York. Un personaggio da citare parlando di Donald è lo zio,
John George Trump, professore al MIT, che venne coinvolto nelle ricerche radar per gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Pensate che lo zio di Trump aiutò l'esercito statunitense a progettare le prime macchine a raggi X che consentirono di salvare diverse vite. Divenne famoso e nel 1943 l'FBI gli chiese di esaminare in ambito top secret le carte di Nikola Tesla e l'equipaggiamento ritrovato nella sua stanza quando quest'ultimo morì al New Yorker Hotel il 7 gennaio 1943. Lo zio è stato spesso citato da Trump anche durante la sua campagna elettorale e a quanto dice Donaldo gli fu di ispirazione nei primi anni della sua giovinezza. Trump si è detto più volte orgoglioso delle sue origini tedesche. Nel 99 venne nominato Gran Maresciallo alla German American Stauben Parade tenutasi a New York. E nel suo libro del 1987, Trump, l'arte di fare affari, libro storico per gli appassionati, fu obbligato a scrivere che suo padre, Frederick Trump, fosse di origini svedesi, quando in realtà entrambi i nonni paterni di Trump nacquero in Germania, ma successe che, in poche parole, il padre di Donaldo negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale disse di avere antenati svedesi per allontanare dalla sua famiglia le dicerie di essere legati alla Germania nazista. Donald Trump aveva un bel caratterino ribelle, era solito avanzare discussioni a scuola con i docenti e fu così che il padre lo mandò all'età di 18 anni nel 1964 alla New York Military Academy. Fu così che Donald lasciò la scuola e si iscrisse a questo istituto militare, dove compì tutti gli studi sino al diploma delle superiori e divenne capitano. Trump frequentò quindi la Fordham University nel Bronx per 2 anni, per poi trasferirsi alla Wharton School of Finance and Commerce dell'Università della Pennsylvania, dove frequentò una delle migliori facoltà di economia fra tutte le università statunitensi, e durante questi anni di studio cominciò a lavorare nell'industria di famiglia, la Elizabeth Trump & Son, che prendeva il nome dalla sua nonna paterna. Donald Trump si laureò in economia alla Wharton e fu così che sviluppò la sua vena imprenditoriale. Un aspetto curioso nella storia di Donaldo è che non partecipò alla guerra del Vietnam e non ha mai fatto parte di alcun titolo delle forze militari statunitensi, perché l'istituto a cui si iscrisse era sì un istituto di carattere militare, ma non faceva parte dell'arma degli Stati Uniti, non faceva parte dell'organo militare statunitense. Mentre era al college, infatti, dal 64 al 68 ottenne il rinvio dell'arruolamento proprio perché risultava in corso di studi alle scuole superiori. Nel 66 però venne ritenuto idoneo al servizio dall'apposita commissione medica, risultando abile a tutti i servizi. Valutazione che venne inizialmente confermata a una nuova visita nel 66, ma che nello stesso anno fu successivamente riformata, dichiarandolo abile a tutti i servizi solo in caso di emergenza, quindi sarebbe dovuto partire solo in caso di emergenza nazionale. In un'intervista rilasciata nel 2015 per una sua biografia personale, attribuì questa revisione medica alla presenza di problemi alla schiena, dei quali, a suo dire, avrebbe continuato a soffrire anche in seguito. Il fatto è che in una maniera o in un'altra arrischiare sul campo di battaglia non c'è mai andato. Ma come iniziò, signori, dunque la carriera imprenditoriale di Donald Trump, che lo rese celebre in tutto il mondo? Beh, diciamo che aveva le spalle belle coperte. Infatti i primi successi di Trump furono collegati essenzialmente alle attività già avviate di suo padre, che gli prestò svariati milioni per partire, sebbene vari giornali di economia internazionale, va detto, ritengano che il periodo d'oro per Trump è iniziato dall'85 in poi, quando essenzialmente Trump cominciò la sua carriera imprenditoriale senza la figura del padre. Una successiva indagine condotta dal Washington Post suggerì come Trump sia un misto di fallimenti d'affari e successo reale. Infatti parliamo di un uomo che vanta parecchi fallimenti imprenditoriali programmati, ok? Fallimenti che, per non macchiare la sua immagine da uomo vincente che voleva dare al mondo, non pubblicizzò mai. Prima ancora di diplomarsi, cominciò la sua carriera lavorativa nell'azienda del padre, che era focalizzata sul mondo dell'edilizia a New York e nei sobborghi di Brooklyn, Queens e Staten Island. Uno dei primi progetti di Trump, infatti, quando era ancora al college, fu il rilancio del complesso Swifton Village a Cincinnati, dove nel 1962 suo padre versò 5,7 milioni di dollari. Fred e Donald Trump insieme vennero coinvolti nel progetto, e con 500 mila dollari di investimento,
in 2 anni riuscirono a riempire di affittuari gli appartamenti che prima erano semivuoti, e fu così che nel 72 quella che venne rinominata Trump Organization vendette lo Swifton Village per $6.750.000, con un profitto netto per Donaldo di circa 6 milioni. All'età di 23 anni venne coinvolto in un progetto commerciale per sostenere come produttore una commedia di Broadway con la spesa di $70.000, da cui ne ricavò circa il triplo, e così via che diventò piano piano ricco sfondato. Nel 71 divenne presidente della Trump Organization, si trasferì a Manhattan e venne coinvolto in un grande progetto di costruzione per il quale si impegnò a vincere il riconoscimento pubblico, si mise nelle mani di brutta gente che pagò fior fiori di dollari e in una maniera o in un'altra ricevette dallo Stato a fondo perduto milioni che gli permisero di comprare l'Old Penn Central per $60 milioni senza impegno economico. Nel 73 gestiva 14.000 appartamenti tra Brooklyn, Queens e Staten Island, e nel 1977 sposò la modella ceca Ivana Zelnikova, che gli diede 3 figli e dalla quale divorziò nel 1992. Uno dei grandi affaroni di Trump fu il Commodore Hotel a Manhattan, che venne riaperto nel settembre del 1980 grazie a Donaldus. Affittò le stanze alle persone più altolocate d'America a prezzi folli. Donald fu in grado di negoziare un abbattimento delle tasse per i 40 anni a venire con la città di New York, proprio perché promosse il fatto di voler rilanciare a livello internazionale la città. Fatto sta che aiutò a ridurre il rischio del progetto e incentivò così gli investitori a parteciparvi. Fece una montagna di soldi. Nel 1981 ancora, Trump acquistò, rinnovò e lanciò la struttura che poi sarebbe diventata la Trump Tower a New York, grattacielo che venne completato nel 1983. Vi fu una controversia per quanto riguarda la Trump Tower, signori, in quanto l'edificio di stile Art Deco presentava in facciata dei bassorilievi che erano stati promessi al Metropolitan Museum da Trump stesso, in persona, ma che vennero invece distrutti per ordine della Trump Organization durante il processo di demolizione. Le operazioni vennero quindi criticate in quanto ai lavori parteciparono anche 200 lavoratori polacchi irregolari, pagati tra i 4 e i $5 all'ora per 4 settimane e 12 ore di lavoro al giorno. Trump testimoniò nel 1990 di aver visitato il sito solo in rare occasioni e di non essere mai stato messo al corrente che vi fossero dei lavoratori irregolari sul posto, cosa seguentemente smentita dai suoi collaboratori che accusarono Trump di sfruttamento del lavoro. La questione venne sanata in varie cause legali, indovinate un po', vinte da Trump. Nel 1984, sistemate le divergenze legali per quanto riguarda la Trump Tower, si diede ai casi no, e la moglie Ivana fu una figura chiave nella gestione degli stessi. Trump e Ivana, al tempo, signori, erano la coppia del momento. Ne parlavano tutti e tutti ammiravano quel sogno americano che rappresentavano. Ottennero una popolarità inaudita e sull'onda di questa popolarità, il caro Donaldo aprì il Trump Plaza ad Atlantic City nel 1984. L'hotel Casino venne costruito da Trump con alcuni finanziamenti esterni, promettendo risultati e fiumi infiniti di denaro. I risultati a breve termine, però promessi da Trump, furono mediocri, e fu così che nacquero diverse controversie tra la Trump Organization e gli investitori che lo demolirono. Quasi contemporaneamente, siccome non gli bastava mai niente, Trump acquistò e completò parte di un'altra struttura, sempre ad Atlantic City, acquistata dalla Hilton Corporation per $320.000, che venne completata nell'85 e divenne un hotel casino chiamato Trump Castle. La moglie di Trump, Ivana, gestì direttamente la proprietà facendola fruttare. Nel 1985 Trump decise di acquistare la residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach in Florida per $5 milioni, più altri 3 milioni per il mobilio interno. Si racconta che in questa residenza c'erano meraviglie, signori, la parola lusso sfrenato si spreca. Sempre a Palm Beach acquisì un condominio che divenne poi il Trump Plaza di Palm Beach, ossia un altro hotel casino, e a quel punto l'opinione pubblica si cominciò a risentire di tutto questo successo stratosferico e ci furono parecchi attacchi mediatici ai danni di Trump, che si rifece amico il pubblico in modo molto intelligente, ristrutturando e lanciando in 3 mesi il Wallman Rink a Central Park. Nel 1988 affidò anche la gestione del Plaza Hotel a Ivana, che spiccava in quanto era molto brillante nella gestione degli affari.
Alla fine del 1988 Trump acquisì il Taj Mahal, casinò mastodontico ad Atlantic City. Il casinò aprì i battenti nell'aprile del 1990 e sapete quanto ci spese Trump? Si stima che le spese di ristrutturazione per quanto riguarda questa struttura si aggirano intorno al miliardo di dollari. La scelta venne ampiamente criticata da tutta l'organizzazione Trump, perché si parla veramente di un sacco di soldi investiti senza la sicurezza di un profitto adeguato per sanare i debiti in poco tempo. Voglio dire, da pazzi squilibrati, ok? Trump però, al tempo, c'è da dirlo, era completamente fuori. Un successo dopo l'altro lo portarono a ritenersi infallibile e fu così che andò in bancarotta, o per meglio dire, i suoi hotel ci andarono. Le strabilianti spese per questo progetto portarono l'organizzazione quasi sulla bancarotta e il Taj Mahal riuscì ad emergervi solo nel 91, quando Trump cedette il 50% della proprietà alle banche finanziatrici in cambio di una riduzione dei tassi di interesse e dei debiti. Quindi fece i debiti con le banche per mettere su il Taj Mahal, e poi diede il 50% del Taj Mahal per sanare parte dei debiti, cioè uno squilibrato vero. Fu costretto a vendere anche il Trump Shuttle, ossia una compagnia aerea di proprietà di Donaldinho, e il suo mega yacht da 86 metri, la Trump Princess. Come se io mi compro uno yacht di 90 metri e lo chiamo la principessa di Omega. Ci rendiamo conto, sì, della squilibrataggine che aveva in testa? Che non si dice squilibrataggine, però ho coniato un nuovo termine. La proprietà continuò a fare debiti su debiti. Questo Taj Mahal era un fiume in perdita di denaro. E nel 96 Trump si ritrovò questa volta con solamente il 10% della proprietà fra le mani, e qui ci sono questioni economiche che possono permettere a Trump di dire che non è mai andato in bancarotta, anche se in termini pratici non è proprio così. Anche se Trump personalmente non è mai andato in bancarotta, hotel e casinò di sua proprietà sono finiti per 6 volte in questo stato economico tra il 91 e il 2009. In gran parte a causa dell'incapacità di saldare i debiti contratti o di rinegoziare i debiti con le banche, i proprietari o i piccoli creditori. All'inizio degli anni 90 parlarono in TV delle piccole aziende che lavorarono circa un anno al Taj Mahal tutti i giorni senza mai essere stati pagati, finendo in rovina. In questo frangente Trump disse che non si trattava di questioni personali ma solo di affari, e al settimanale Newsweek nel 2011 Trump dichiarò di aver sempre giocato con le leggi americane sulla bancarotta esistenti in America, riferendo che di fronte al suo impero sono molto adatte per riuscire a non pagare i debiti contratti, perdendo solamente percentuali di proprietà che, vendendo o riacquistando, è sempre riuscito a riaccaparrarsi. Quindi i piccoli imprenditori che lavoravano alle sue opere fallivano e lui si arricchiva. Forbes ha stimato che Trump ha un patrimonio netto di 3 miliardi e 400 milioni di dollari, mentre lui se ne attribuisce 8. Prima del 2015 aveva molti contratti diversi con molteplici brand sponsorizzati da lui. Fatto sta che il valore del marchio Trump è calato del 13% da quando si è buttato in politica. Infatti molti investitori e partner commerciali si sono risentiti di fronte alle sue politiche sull'immigrazione per quanto riguarda le sue dichiarazioni sessiste in diverse occasioni. Donald Trump ha proprietà nel football americano, nel ciclismo, nel pugilato, nel wrestling e nel golf, e proprio in quest'ultimo ambito imprenditoriale spicca. La Trump Organization gestisce infatti diversi campi da golf e resort negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Donaldinho ha circa 18 resort e campi da golf in tutto il globo. Dal 1996 al 2015 Trump è stato anche socio maggioritario delle compagnie che organizzavano alcuni concorsi di bellezza negli Stati Uniti, fra i quali Miss Universo e Miss America. Fondò la Trump University nel 2005 e la chiuse nel 2010 a fronte di diverse controversie legali. La compagnia offriva corsi di gestione delle risorse, imprenditoria e gestione del patrimonio dietro al pagamento di un canone di iscrizione che andava dai $1,500 ai $35,000 per corso. Nel 2005 l'attività venne denunciata alle autorità dello stato di New York per il fatto che utilizzava la parola università in modo fuorviante, visto che in effetti non veniva rilasciato nessun titolo accademico riconosciuto dallo stato. Dopo una seconda denuncia di questo genere, nel 2010 il nome dell'attività venne mutato in Trump Institute e nel 2010 chiuse i battenti. Fatto sta che non finì lì, perché nel 2013 lo stato di New York intentò una causa civile da $40 milioni, ritenendo che la Trump University avesse defraudato i consumatori, e la causa legale è tuttora in discussione.
Per quanto riguarda la politica, il signor Donaldo nel corso degli anni ha cambiato scuderia molte volte, pensate che venne preso in considerazione per le elezioni a suo tempo anche dal Partito Riformista e nel corso del tempo ha mutato drasticamente le sue idee politiche. Trump fu tra i primi sostenitori del repubblicano Ronald Reagan nella sua corsa alla presidenza della Casa Bianca sul finire degli anni 70. Dal 1987 si schierò con i repubblicani. Nel 1999 Trump passò al Partito Riformista per 3 anni ma lo lasciò nel 2001. Nel 2000 i mezzi di comunicazione di massa statunitensi ipotizzarono una possibile candidatura di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, ma non fu così. Ci fu una vera e propria pressione mediatica nei confronti di Trump nell'interesse di una sua possibile candidatura per una decina d'anni. Dal 2001 al 2008 si dimostrò favorevole ai democratici, tuttavia nel 2008 appoggiò il repubblicano John McCain alla carica di presidente. Insomma, chi favoriva il suo business, a dispetto se fosse repubblicano o democratico, agli inizi del 2000 lui lo appoggiava. Si tesserò pubblicamente tra i repubblicani nel 2009 e nel dicembre 2011 Trump divenne indipendente per 5 mesi per poi tornare nelle fila del Partito Repubblicano dove si trova tuttora. Trump ha comunque sempre contribuito alle campagne presidenziali repubblicane o democratiche che sia, a seconda dei periodi e delle affiliazioni del momento. Appoggi il mio business, promuovi leggi economiche e fiscali che facilitano il mio business? Bene, hai l'appoggio della Trump Organization. Signori, è brutto da dire, ma è la verità. Nel febbraio 2012 Trump sostenne il repubblicano Mitt Romney nella corsa alla Casa Bianca. Eppur essendo repubblicano dal 2009, quando nel 2015 gli venne chiesto dai media quale dei presidenti recenti fosse il suo favorito, Trump spiazzò tutti manifestando simpatia per il democratico Bill Clinton. E mi esce proprio dal cuore, proprio questa non riesco a risparmiarmela, consiglierei ai patiti di Trump con la seconda media, molti dei quali ho visto che non sanno nemmeno parlare inglese, di studiare, di leggere libri e di informarsi in merito alla storia politica di quest'uomo prima di esultarlo come se fosse il messia senza peccati o come se lì in mezzo ci fosse il meno peggio. Di meno peggio in quegli ambienti non esistono, è tutto il solito brodo di corruzione condito con interessi politici serviti su piatti di banconote fresche fresche. Tra una battaglia verbale e l'altra, Donaldo si è battuto contro altri 16 candidati repubblicani in quella che è stata definita come la più grande campagna presidenziale della storia. Trump ottenne il maggior numero di voti ed è rimasto il concorrente presidenziale principale durante le primarie per quanto riguarda il Partito Repubblicano. Dopo essere diventato il temibile candidato del Partito Repubblicano, Trump si dedicò alle elezioni generali, invitando gli elettori che avevano votato alle primarie di continuare la loro battaglia nelle elezioni generali. Trump si è concentrato su Hillary Clinton, un altro bel personaggino che andrebbe perseguitato. Hillary Clinton, che nel frattempo divenne il candidato del Partito Democratico il 6 giugno del 2016. E a quel punto estese una fortissima propaganda in tutto il paese. Un mese prima della convention nazionale repubblicana, fu sventato un tentativo di assassinio nei confronti di Trump durante uno degli incontri a Las Vegas, dove un cittadino britannico di 20 anni che viveva illegalmente negli Stati Uniti tentò di sottrarre la pistola ad un agente della polizia metropolitana di Las Vegas per utilizzarla, a detta sua, in seguito, contro Donald Trump. Questo accese e favorì le politiche inerenti all'immigrazione per Trump e diede forza alle sue parole. Il 26 maggio Trump si è aggiudicato ufficialmente le primarie repubblicane conquistando i delegati necessari per la nomination alla Casa Bianca. Trump è il candidato più votato della storia del Partito Repubblicano con 13.406.000 voti. Dopo una delle campagne elettorali più aggressive di sempre, che secondo il 95% dei media mondiali Trump avrebbe perso, smentì il mondo il 9 novembre 2016 e Trump è diventato così il presidente eletto degli Stati Uniti d'America, ottenendo il voto della maggioranza, precisamente di 304 dei 538 grandi elettori che compongono il collegio elettorale. Quando i cittadini gli hanno concesso il voto e lo hanno eletto presidente Donaldo, ha stabilito 5 primati concretizzati il 20 gennaio 2007 all'inizio del suo mandato.
È stato il primo presidente a non aver mai ricoperto in precedenza una carica politica, amministrativa o ad aver militato nelle forze armate statunitensi. Il primo presidente sostenuto dalla maggioranza di membri eletti in Congresso e al Senato dal suo stesso partito all'inizio del suo mandato presidenziale. Il primo presidente che rifiuta lo stipendio statale all'inizio del suo mandato presidenziale. Il presidente più vecchio avendo superato i 70 anni di età al momento dell'elezione. E il presidente più ricco per quanto riguarda il suo patrimonio finanziario personale. Per farvi capire quanto fosse inaspettata e a tratti non desiderata dagli americani l'elezione di Trump, voglio mostrarvi questa foto. Basta una sola foto per capire e vi direte: che cosa sto guardando, un concerto dei Rolling Stone? No, stai guardando la marcia delle donne a Washington che protestarono contro Trump. Non voglio continuare con gli eventi che avvennero durante la sua campagna elettorale perché il video durerebbe troppo. E poi sono stanco, ok? Però mi raccomando, studiate e approfondite, perché la sua è veramente una storia da film e spero possiate approfondire, perché in realtà c'è ancora molto, troppo da dire in merito a questa persona. Ha avuto molti coinvolgimenti strani con persone poco raccomandabili e forse qualcuno di voi sa a che cosa mi sto riferendo. E anche se ho fatto del mio meglio per profilarne la storia in modo quasi integrale, vi consiglio di approfondire guardandovi la serie Netflix di 4 o mi sembra 5 puntate intitolata Trump, un sogno americano. Questo, signori, era Donald Trump. Per oggi, cari amici, è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, aiutate il posizionamento del video con un like e non vi dimenticate, perché per noi creators significa molto. Se vuoi consigliarmi di raccontare qualche altra storia in merito a personaggi, eventi, associazioni o altro, puoi farlo consigliandomi dei temi a omegaclick6@gmail.com. Se ti piace anche questo format, che diciamo mi permette di variare in modo dinamico le tematiche dei video sul canale senza annoiare mai nessuno, promuovilo, ok? Spingi il video. Se mi segui assiduamente e pensi che il lavoro svolto su questo canale YouTube sia degno di nota sotto tutti i punti di vista, sostienimi in modo concreto. Abbonati al canale. Io vi voglio bene e come sempre vi mando un grosso abbraccio. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!